Amici e amiche di Radio Truman e Truman TV, il nostro inviato Ghibli intervisterà Lorella Ridenti, direttore responsabile del settimanale Ora e del magazine Voi in primo piano e Lei Style. Inoltre intervisterà alcune rappresentanti dell'associazione Fuoco Rosa, che si rivolge alle persone, soprattutto donne e bambini, che stanno affrontando e incontrando la malattia oncologica. Una missione in rosa, un'avventura in rosa, Alpi in rosa, che vede il termine oggi qui nella sede di City Angel e che riceve anche la benedizione di un grande direttore giornalistico. E lei è da sempre fan del sociale e questo lo diamo per scontato, ve lo confermo. E da sempre dalla parte delle donne, lei è il direttore del settimanale Ora, il direttore del settimanale Voi e il direttore del mensile Lei Stai. Buongiorno a Lorella C, che sta per Claudia Ridenti. Buongiorno, che piacere rivedere tutti, rivedere Ghibli, che è un amico. Lei si sì, è proprio dedicato interamente alle donne, quindi parliamo di donne, parliamo di rosa. Eccoci qua. Senti, direttore, questa avventura è partita attraversando le Alpi del Piemonte, del Friuli Venezia Giulia, con protagonista questa campionessa per ben tre volte del mondo, medaglia d'oro, di scalare e di arrampicamento su ghiaccio. Tu ti sei mai arrampicata a una roccia? Quando ho rischiato di cadere, solo quando ho rischiato di cadere, ma non sono un'arrampicatrice, ammiro molto la nostra campionessa, ammiro molto la sua capacità, sono molto meno sportiva, io sto dietro la scrivania. Tu sei molto meno sportiva, però Lorella Ridenti, vuoi per i settimanali che dirige, che piuttosto che il mensile, è una persona che conosce tutto, ma non ti svela. Ma allora, le novità del prossimo settimanale. Novità, beh, insomma, se dobbiamo sfociare nel gossip, diciamo che adesso è un momento un po' fermo, nel senso che di solito è l'estate, ma adesso l'estate sta scemando e un po' i giochi sono fatti, quindi è meglio non parlare di uno piuttosto che dell'altro. Comprate i giornali e scoprirete tutto. Ma il gossip che ha fatto tanto parlare quest'estate, il trio amoroso Belen. Se ne parla ancora, hai ragione, se ne parla ancora perché insomma le dirette interessate non ci stanno, da una parte la Marcuzzi non ci sta e dall'altra nemmeno Belen, insomma qui l'uomo conteso è Stefano che pare sia stato beccato però a baciarsi con un'altra, quindi tra le due litiganti La pare che nella terza gode, esatto. terza ha goduto. Senti, ma quanto sono, cioè c'è un lavoro molto fine, il tuo, delle tue collaboratrici in redazione, sul capire la veridicità delle notizie che vi arrivano, perché tanti, si sa, per apparire i falsi gossip piuttosto che i finti amori, da cosa deduci e qual è la capacità di un direttore di dire questo sì, questo no, questo è vero, questo no? Non è facile perché anche noi siamo tratti in inganno, nel senso che alcuni servizi sono talmente ben concertati che sfido chiunque a capire che se siano veri o falsi. Diciamo che c'è sempre però un controllo delle fonti alla base, si sente l'amico di il fidanzato di, allora attraverso delle fonti si va un po' alla ricerca, tutto qua, un po' un lavoro certosino, ma va bene. E si arriva al dunque, e si arriva dunque alla notizia, bam, sui vostri settimanali. Lorella, allora, sappiamo che questa missione ha avuto un fine sociale, che è quello poi di donare ai City Angel delle cardi, da a loro volta poi donare ai senza tetto. Cos'è per Lorella Ridenti il sociale, l'aiutare il prossimo?
Allora, intanto io voglio fare i complimenti ai City Angels, perché quando li vedo in giro la sera, li vedo spessissimo tra l'altro, mi riempiono il cuore, perché dico guarda che bravi questi giovani, perché sono tutti giovani, che dedicano il loro tempo ad aiutare, proprio si dedicano, ecco loro, per me è questo, loro sono in sociale, e forse noi un po' più grandi, un po' più di una certa età, dovremmo dare proprio più spazio ai giovani, perché è con loro che c'è il futuro, è con loro che si possono diciamo pensare, ideare nuovi progetti di solidarietà. Per me è questo, coinvolgere i giovani e seguire un po' di più quello che dicono, quello che ci fanno sapere attraverso magari qualche lamentela contro noi, parlo noi di una certa età, magari qualche appunto, cioè seguire più i giovani, con loro si va avanti bene. Con loro si va avanti bene. Ma si dice che si dice, ma poi è un dato di fatto, che loro sono proprio in prima linea non solo ad aiutare il senza tetto, ma le persone in difficoltà. Tra queste, prima parlando con il presidente, tante donne maltrattate che a un certo punto, pur di non subire il maltrattamento, decidono di abbandonare il proprio alloggio, la propria casa e andare a vivere in strada. Qual è il pensiero di Lorella Ridenti Donna? Lorella Ridenti sempre a fianco delle donne. Beh, questa è una piaga sociale di cui forse non sempre ci rendiamo conto, però sono davvero tante, davvero le donne che subiscono maltrattamenti, alcune stanno zitte e subiscono in silenzio questo gravissimo oltraggio, che non è solo un oltraggio fisico, ma è prima ancora morale. E altre che pur di sottrarsi perché non ce la fanno più, perché sono arrivate allo stremo, decidono di abbandonare la casa e sono magari da sole, non hanno mezzi, eccetera. Anche in questo senso dobbiamo impegnarci e fare di più, perché non è ammissibile che nella società nostra adesso, ora, voglio dire 2020, ci siano ancora situazioni di questo tipo e che siano così tante. Poi le statistiche, ahimè, ci riportano ogni giorno omicidi da parte del coniuge, del compagno, del fidanzato. È veramente una cosa, una piaga sociale che io sento molto, e anche attraverso il mio giornale ogni tanto mi capita di affrontare questo problema, ma sarebbe forse il caso di parlarne ancora di più, magari proprio con loro. Senti Lorella, caro il nostro direttore, caro il mio direttore, però adesso sorridiamo un pochino. L'invito, tanti giovani ti stanno seguendo in questo momento da casa, il tuo invito a seguire invece il tuo lavoro, ovvero i tuoi settimanali. Certo, comprateci in edicola, per chi ama il gossip ora e voi, e invece per chi ama la moda, la bellezza e tutti gli argomenti cari all'universo femminile, come la psicologia, la filosofia e insomma il stare bene con se stessi, vi aspetto con lei, il mensile Lei Style. Grazie a Lorella Ridenti, direttore del settimanale Ora, di voi e del mensile Lei Style. Grazie Lorella, grazie. Grazie mille, grazie. Alpin Rosa e donne, Alpin Rosa è una missione tutta al femminile. Alpin Rosa non è solo Alpin Rosa, ma anche altre realtà. E siamo con Emanuela Callieri, la presidente di Fuoco Rosa. Che associazione è Fuoco Rosa? Fuoco Rosa è questa magnifica associazione, perché tutte le associazioni, tutte le persone sono magnifiche quando si prestano al prossimo. E nel fattispecie di Emanuela, la sua associazione, che leggiamo Fuoco Rosa, è a favore, insomma, di queste donnine un po' sfortunate colpite da patologie oncologiche, non solo donne ma anche bambini.
Emanuela, cosa tratta nello specifico? Praticamente Fuocolosa è nata dal desiderio di aiutare le persone a non sentirsi sole, a non sentirsi abbandonate, e un po', a me piace dire, il passaparola tra persone per dove rivolgersi, a chi rivolgersi, in base ai sintomi magari più banali, essere indirizzati dallo specialista giusto. E come imparare a comunicare la malattia alla propria famiglia, ma anche sul posto di lavoro. Vuole essere un aiuto concreto nelle cose più semplici, dal portare i bambini a scuola, a fare i lavori in casa, un aiuto a cui io tengo molto, perché io mi sono ritrovata a dire: meno male che la malattia l'ho presa io e non mio marito, perché ho un'attività in proprio, a non dover tirare giù la serranda. E questo è un altro degli obiettivi di Fuocolosa. Il primo obiettivo l'abbiamo già raggiunto, ed era quello di creare, di avere una sede dove le persone possono venire e confrontarsi, dove faremo dei salotti letterali con dei medici che verranno a darci le loro informazioni, a spiegarci, a darci consigli, a dirci tutto quello che noi non sappiamo, a coinvolgere anche le scuole, perché veramente fare prevenzione. E in aumento, sono in aumento i malati di tumore, anche se fortunatamente, grazie alla ricerca, che va bene, continuate pure a sponsorizzarla, sono quindi le persone che sono malate e che vivono bene la loro vita e che vivono bene la loro vita e che anche riescono a vivere più a lungo confronto una volta, sono molto, la percentuale è cresciuta. Nello stesso tempo però sono ancora molti quelli che mancano, e soprattutto la loro vita, il vivere quotidiano, che deve essere semplice, comunque il più normale possibile. Scusa Manuela, però tu tra le righe hai detto: io che ho contratto la malattia ho detto grazie a Dio è accaduta a me. Come si esce? Se ne è uscita vincitrice, se ne è uscita rocchettara? Sì, in realtà io non ne sono uscita, perché io combatto con 5 tumori, faccio chemioterapia 14 giorni ogni 21, adesso dovrò cominciare anche la radioterapia, mi trovo molto bene, sono molto bene seguita, ma non è così dappertutto, non in tutte le regioni d'Italia. Ho scoperto parlando con altre persone che per esempio sono in cura. Io sono seguita a Candiolo, dall'IRCI di Candiolo, ma ci sono delle regioni d'Italia dove non ci sono neanche i macchinari per la PET, che è uno dei primi esami diagnostici. Non esistono, non tutti hanno la forza economica o la mentalità di prendersi un aereo o un treno e venire al nord, o comunque cominciamo a avere qualcosa di serio, diciamo sul Lazio, ma ci sono regioni intere che non c'è niente. E allora senti racconti che abbiamo voluto inserire anche nel sito di Fuocolosa, racconti di donne che abbandonano la famiglia per venirsi a curare da sole, magari qui a Milano o in altre zone. Regioni più avanti con la tecnologia e le attrezzature. Noi non vogliamo che nessuno si senta mai solo, nessuno deve essere mai, non deve essere abbandonato. Pure perché presumo, cioè, non è solo la malattia, è tutto ciò che ne consegue, quindi il rapporto rapportarsi con chiunque, dal marito ai figli, ai nipoti, alla famiglia, agli amici, cioè tutto un... Bravissimo, bravissimo, è proprio questo. Cioè, la malattia, una volta che è riconosciuta, siamo in Italia, abbiamo la fortuna di avere dei medici stupendi, delle belle strutture, ma come dicevo non dovunque, però c'è tutto un aspetto che io, vivendo la malattia, mi rendo conto che manca, che è il contorno alla malattia. E lì ecco che Fuocolosa vuole essere invece un punto d'appoggio. Sorridiamo un pochino, sorridiamo. Allora, qual è il nesso con Alpi in Rosa, con questa missione che oggi giunge al termine? Beh, è stato fantastico questo binomio, a parte il nome, Alpi in Rosa, Fuocolosa, che già voleva dire che... Successo. Esatto, esatto. Poi è stata la Cristina Montepilli, il gruppo, a contattarci, perché...
Alpin Rosa ha coinvolto delle associazioni che si occupano anche del maltrattamento delle donne. E purtroppo nella malattia ci sono donne che già hanno la fortuna di beccarsi il cancro e poi si trovano magari una famiglia, un marito o al contrario, che non vale una... puntini, 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 e quindi cosa si trovano? Queste, oltre a dover combattere la malattia, si trovano anche a dover combattere in famiglia, per devono avere un doppio carattere, una doppia forza. Che non tutte hanno. Tutte hanno. Quelle quindi non solo di combattere la malattia, ma anche di trovarsi magari in ambienti di lavoro, appunto, o magari con le persone che ti stanno più vicino, magari appunto col marito, che invece di esserti di aiuto, di sostenerti, magari ti abbandona. Manuela, però io voglio fare l'avvocato del diavolo. Non riesci tu, dalla tua esperienza, da quello che è il tuo gestire la problematica, comunque dare un senso a queste reazioni dei mariti che a un certo punto si ritrovano l'amata moglie, amata per tanti anni, malata, la donna di riferimento che a un certo punto, ahimè, il male quello è, ti fa perdere le forze, ti fa perdere il credo e quindi magari proprio per questo motivo si allontanano. Non sono in qualche modo giustificabili? No, è troppo facile scappare davanti a un problema, però lo posso capire, umanamente lo posso capire. Per quello che noi con Fuoco Rosa vogliamo creare dei salotti dove far incontrare le persone con lo psicologo che spiega come accettare la malattia, come comunicarla ai figli, a un marito, a una moglie, a un fratello, a una sorella, a un genitore. Perché uno, accettarla, due, comunicarla. E in questo abbiamo bisogno di comunicatori bravi come voi. Ed ecco, allora, siccome bisogna comunicare, vogliamo andare a trovare Manuela, vogliamo avere qualche informazione, vogliamo, insomma, venirvi a incontrare, dove vi troviamo? Allora, noi abbiamo aperto la sede a Luserna San Giovanni, in provincia di Torino, ma siamo presenti... Losanna San Giovanni? Luserna. Luserna San Giovanni. Sì, sì, in provincia di Torino. E abbiamo comunque un sito che è www.fuoco-rosa.com, dove trovate tutti i nostri contatti, i numeri di telefono. Poi siamo sui social, da Instagram, Facebook, quindi abbiamo WhatsApp, quindi ci possono trovare. Esempio, WhatsApp, ricordiamo il numero? Se non lo ricordiamo lo leggiamo, abbiamo qui la brochure. Grande, grande. Allora, il numero è 391-356-5389. Grazie Manuela, grazie a Fuoco Rosa per la bella vostra missione, in bocca al lupo per tutto e presto, tanto non vi libererete di noi e presto ci rivedremo. Grazie.